Let's go! Quarto appuntamento stagionale del trofeo Super Cup, in programma sul tracciato di Adria, vede un folto gruppo di concorrenti al via pronte a sfidarsi nella terza divisione, secondo il programma messo a punto dallo staff di Giordano Giovannini in occasione del round sul circuito Veneto. La classe riservata alle Clio RSK vede infatti 9 vetture al via, con Walter Lilli, Andrea Dallabona, Massimo Billo e Mario Beltrami tra i principali indiziati a contendersi un posto sul podio. Sì, a Misano sono riuscito in gara 1 a arrivare primo, in gara 2 sono arrivato terzo e sull'acqua qua è tutto diverso, si corre con 40 gradi e speriamo di far bella figura anche qua. Da non dimenticare anche possibili outsider rappresentati da Matteo Bigogno, Massimo Massaro, in questa occasione affiancato da Spadino, e Onofre Mariella. Sì, sicuramente sì, speriamo di sì, visto che comunque questa è la mia prima pista, insomma, che conosco un po'. Sulle altre abbiamo fatto un po' di apprendistato, eravamo un po' più distanti, speriamo che questa volta, insomma, cercheremo di essere un po' più avanti. Al via si presentano anche le novità rappresentate da Sebastiano Mascolo e dal duo del Faro Racing formato da Rosini e Falsetti. A svettare nelle qualifiche il veneto Andrea Dallabona, deciso a confermare un inizio di stagione ad alti livelli. Sì, fortunatamente, anche se con questo caldo siamo riusciti a fare dei buoni tempi in qualifica, siamo tutti lì molto 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 vicini, quindi intanto partire davanti è un bel auspicio per la gara di stasera, che si prometterà battaglia vera, insomma. Let's go! Amici del trofeo Super Cup, buonasera e benvenuti in griglia di partenza qui sul circuito di Adria. Tutto è pronto per la prima del trofeo Super Cup in notturna, con le vetture del terzo raggruppamento schierate in griglia di partenza. Sarà una sfida davvero tutta da seguire, con le Clio RSK che vedono Andrea Dallabona scattare dalla pole position. Il poleman Andrea Dallabona, già protagonista in questo avvio di campionato. Al suo fianco Massimo Billo, poi Beltrami, Lilli, quindi Mariella e Bigogno. Tutto è pronto per il via con Dallabona sul lato interno della pista, e subito prova a farsi vedere Beltrami. Il gruppo si avvia velocissimo verso curva 1 ed è Dallabona al comando. Billo mantiene la seconda posizione, Lilli all'esterno, Beltrami comunque mantiene la terza piazza. Largo arriva Lilli in curva 1, si fa vedere anche Onofre Mariella, mentre Massimo Billo è riuscito a sfruttare al meglio la trazione in uscita di curva 1 per soffiare il comando delle operazioni ad Andrea Dallabona. Si va a chiudere il primo giro di gara con Billo al comando. Non può prendere parte a questa sfida in notturna, ma attenzione perché si infiamma la battaglia tra Billo e Dallabona. Tornantino con Dallabona davvero aggressivo, il pilota veneto che corre praticamente in casa in questa occasione, ci tiene a far bene. Attacco nei confronti di Massimo Billo e vediamo di nuovo le nostre camere che sono tornate sul terzetto di testa, con Beltrami che sta cercando faticosamente di tenere il passo di quei due là davanti, ovvero Massimo Billo e Andrea Dallabona. Vediamo se ci sarà il tentativo di attacco da parte del pilota pugliese proprio al tornantino. Si fa vedere in questo frangente nei confronti di Mascolo, che però chiude la traiettoria e si sfiora quasi il contatto. Che affrontano in questo momento la chicana, attenzione questo testa coda di Onofre Mariella, e peccato per lui, riesce fortunatamente a ripartire. E allora è Massimo Billo che si lancia sul rettifilo box, andando a spalancare il gas e transitando sotto la bandiera scacchi per cogliere il successo. Massimo Billo va a vincere questa gara 1 della terza divisione, seconda posizione per Andrea Dallabona, terza per Mario Beltrami che ancora una volta va sul podio. Vediamo in questo momento la grafica che ci va a riepilogare la classifica finale. Let's go!
E siamo nella griglia di partenza per quanto riguarda questa nuova gara del trofeo Super Cup con i piloti che tra poco dunque si daranno battaglia, altri 25 minuti di spettacolo per quanto riguarda il raggruppamento riservato alle Clio RS. Ovvero Dalla Bona e Billo, poi Walter Lilli che si è presentato a questo appuntamento con il ruolo di leader della classifica, quindi Mariella, Bigogno, Poscia, Falsetti e Mascolo. Tutto è pronto per il via, scatta in questo momento gara 2 della terza divisione con l'ottimo spunto di Dalla Bona, attenzione anche a Beltrami sul lato interno della pista, si arriva alla staccata di curva 1 con Dalla Bona al comando, Beltrami all'interno nei confronti di Massimo Billo, il quale però riesce a mantenere la seconda posizione, arriva leggermente lungo Walter Lilli che finisce oltre il cordolo e poi bagarre tra Bigogno e Mariella, i due piloti del Faro Racing per la quinta e sesta posizione, attenzione Beltrami ora che prova a farsi vedere all'interno nei confronti di Massimo Billo, ma ancora qualche metro di vantaggio per lui, Dalla Bona, che numero incredibile, è riuscito a tenere il controllo della propria vettura ma ha perso la prima posizione nei confronti di Massimo Billo. Vediamo la staccata del tornantino con Dalla Bona all'interno, Billo che va a chiudere e si prende il comando dell'operazione, rischiato grosso Dalla Bona, ma naturalmente in quel frangente è stato importante anche non finire in testa a coda, tentare l'attacco nei confronti del pilota padovano, si arriva alla staccata di curva 1 con Beltrami che esce di scia, attenzione l'attacco di Beltrami in curva 1, chiude Dalla Bona, attenzione Mariella in testa coda in curva 1, riparte il pilota pugliese, ormai sono completamente concentrati sulla loro battaglia, intanto attenzione Lilli arriva a ruote bloccate, Beltrami per poco si sfiora il contatto, adesso le due vetture transitano appaiate sul rettifilo box con Lilli questa volta a favore di traiettoria all'interno e passa Walter Lilli in terza posizione, attenzione all'incrocio di traiettoria, ancora Lilli è il più veloce in pista, 1.39, esce di scia in questo momento all'attacco all'interno della curva 1 e sorprende Dalla Bona con una staccata davvero perentoria, Walter Lilli completa la propria rimonta salendo dunque in seconda posizione. Del terzo raggruppamento arriva ora la bandiera a scacchi per Massimo Billo che va a vincere, secondo posto per Walter Lilli, terzo per Andrea Dalla Bona, questo è il podio della terza divisione e attendiamo ora tra una trentina di secondi circa anche Sebastiano Mascolo, mentre già... Sì, effettivamente devo ringraziare un po' l'errore di Dalla Bona che mi ha permesso di andare davanti e di conseguenza riuscire a fare i primi 2-3 giri per prendere un margine e dopo per controllare la situazione. Diciamo devo ringraziare lui, se no se ero dietro avrei dovuto fare una gran lotta per riuscire a superarlo, se ce la facevo, e avrei consumato gomme, freni, un po' tutto. Così è stata, diciamo, è stata proprio perfetta, come un po' ieri sera.